Mantenere il giusto peso fa bene alla salute e migliora la qualità della vita. È perciò importante sin da piccoli abituarsi ad una corretta alimentazione. Ne sono convinti esperti e nutrizionisti che domenica prossima in Piazza Dante e Piazza Plebiscito offriranno consulenze e consigli sulle buone pratiche del mangiar sano. L'occasione è fornita da Mangia Felix, la giornata cittadina sul mangiare felice promossa dal Comune di Napoli per promuovere uno stile di vita equilibrato. Sono sempre più numerose, soprattutto al sud, le patologie legate ad obesità e sovrappeso. In questa condizione si trovano in Campania circa il 40% dei bambini tra 6 e 11 anni a causa di uno stile di vita sedentario ed abitudini a tavola sbagliate. La cosa più semplice è acquistare consapevolezza da sé di quello che vuol dire mangiare bene, stare bene, avere un bel corpo, in modo da evitare che poi nell'adolescenza i ragazzi facciano delle diete pazzesche oppure prendano prodotti farmaceutici discutibili. Bisogna cominciare quindi da quando sono bambini. Domenica 7 novembre biologi e medici saranno in piazza a disposizione dei cittadini che potranno sottoporsi a visite gratuite sul metabolismo basale e sulla massa corporea ed ottenere raccomandazioni sui possibili rimedi ai chili di troppo. Novità assoluta sarà inoltre la valutazione della sensibilità gustativa, in particolare quella all'amaro, capace di influenzare profondamente le scelte alimentari. In piazza, oltre a gazebo informativi, anche gli stand della Coldiretti per la vendita di prodotti tipici dell'agricoltura locale. È una città che sconta un ritardo in termini di educazione sanitaria in senso lato e di educazione alimentare in particolare, quindi un'azione a 360 gradi, a cominciare dalle scuole, a cominciare dai luoghi dello sport e poi con le nostre presenze in piazza, cercando appunto di stare vicino alle organizzazioni anche scientifiche che promuovono la salute, gli stili di vita e l'attività motoria.